Cielo per liberare il corpo dall'immobilità che l'aveva imprigionato.
scese di corsa le scale e i suoi passi vennero assorbiti dalle assi di legno del pavimento. Con fatica aprì la pesante porta, tirandola verso di sé, e scattaiolò dalla casa per dirigersi verso l'inferno. La strada di Ciottoli era deserta. Nessuno osava varcare l'uscio quando il vento smuoveva le foglie degli alberi. Il miasma dell'acquitrino, infatti, aveva la fama di aggrapparsi ai vestiti senza mai mollare la presa. Le finestre e le porte erano sbarrate, come se l'odore pungente fosse un ladro affamato, pronto a intrufolarsi. Anche la casa dell'ammiratore era serrata, le tende erano tirate e nessuno parlava. Le tornò in mente il loro gioco d'amore segreto, lo scambio di occhiate furtive e di lettere anonime. Quel giorno il ragazzo era scappato dal fettore della palude, ma pareva che fosse fuggito anche da quella relazione illuminata dai raggi del sole che lei tanto desiderava. Lasciandosi alle spalle quei pensieri, attraversò il paese e giunse alla recinzione che delimitava il regno divorato dall'acqua stagnante. A valle il vento soffiava con più forza e il litigio con gli sbuffi d'aria arruffava i suoi capelli. La giovane si avvicinò al cancello arrugginito e lo aprì, accompagnata dallo stridio del ferro. Alcuni corvi li appoggiati spiegarono le ali tenebrose e fuggirono, lasciandosi trasportare dalla brezza impura come ombre scacciate dalla fiamma incerta di una candela. Si sospinse fino alla riva flaccida della palude e infine si sedette su un tronco assopito a terra. Si accorse che le scarpe erano zuppe di fango e decise che nel viaggio di ritorno sarebbe andata a comprarne un nuovo paio. Se le tolse tentando di non sporcarsi le mani e le poggiò di fianco a sé sul tronco. Dopo aver liberato i piedi, i suoi occhi bruni esplorarono la palude dello stesso colore. Al centro vide l'acqua muoversi e gorgogliare. Sembrava vi fosse un vortice. Non aveva mai visto nulla del genere e, incuriosita, aguzzò la vista. Eccoci qua. Siamo quasi arrivati alla fine di questo racconto. Se volete sapere come andrà a finire, mi raccomando, andate nel link in descrizione e cliccate e acquistate in preordine la copia del libro di ASMR JoJoy. Costa solamente 11 euro ed è un libro gradevolissimo. Potete scaricarvi la bozza del libro e leggervelo se avete curiosità o fretta, senza aspettare la pubblicazione. Ecco, mi raccomando, sostenete ASMR JoJoy acquistando il suo libro. È un libro scritto molto bene, pieno zeppo di figure retoriche, e se vi piace il genere che vi ho descritto all'inizio, questo libro fa senz'altro per voi. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video rilassante.